Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video lampo per commentare i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, facendo un focus su quello che è il sorteggio juventino e un po' in generale quello che è successo per le altre squadre. Me le sono scritte Ajax Juventus, partiamo subito col botto, Liverpool Porto, Tottenham Manchester City, Barcellona Manchester United. Che dire, sorteggi molto interessanti, poi vedremo un po' in generale, però prima un focus su quello che è il nostro sorteggio. Becchiamo l'Ajax. Come ho detto ieri nel video di ieri, io avrei evitato assolutamente City e Barcellona, non li avevo beccati, e avrei preferito il Porto, che forse di queste otto squadre è quella meno forte. Le altre consistevano in incognite, da quelle un po' più forti e quelle un po' meno forti. Diciamo che l'Ajax è una delle squadre che alla fine, secondo me, ci va anche bene. Io nel mio pensiero mi ero chiesto in qualche modo, perlomeno dei quarti di finale, di avere un quarto di finale più tranquillo. Perché dopo l'ottavo di finale contro l'Atletico Madrid, che è una squadra da quarta semifinale, avere perlomeno un quarto di finale che sembri quasi un ottavo, alla fine equilibra un po' le fatiche dei primi due scontri agli ottavi. Quindi diciamo che in qualche modo mi va anche bene l'Ajax, tenendo conto però che tutte le squadre non vanno sottovalutate, perché se sono arrivate a questo punto un motivo ci sarà. Chiaramente Real Madrid è buttato fuori, non era Real Madrid dell'anno scorso, demotivato con tutti i problemi che ha, ma l'Ajax è una squadra che è giovane, giovane, arrembante, spensierata, che non si fa problemi, che non ha nulla da perdere, pertanto specialmente in questi casi sono le squadre più ostiche. Quindi non sottovalutiamo nessuno, però chiaramente sulla carta credo che la Juventus abbia un po' più di credito. Quindi io sono abbastanza contento per ora. Andiamo a vedere invece quelli che sono gli altri scontri, e vedo degli scontri personalmente, beh chiaramente era almeno uno scontro tra inglesi andava messo, perché sono 4 su 8 gli inglesi. Alla fine è uscito solo Tottenham Manchester City, quindi un inglese sicuramente andrà fuori e se giocheranno le altre tre. Devo dire che questi sorteggi sono molto equilibrati, o meglio di non equilibrati, nel senso che le squadre sono equiparabili, ma nel senso che alla fine, se tutto fosse andasse secondo quello che è il potenziale sulla carta, dovremmo passare le quattro più forti e avere delle due semifinali di livello uguale. Perché parliamoci chiaro, mettiamoci noi sulla carta più forti dell'Ajax. Metto anche il Liverpool sulla carta più forte del Porto, metto anche il Manchester City sulla carta più forte del Tottenham e infine il Barcellona più forte sulla carta rispetto al Manchester United. Quindi se le nostre aspettative, le mie aspettative perlomeno, fossero confermate, le semifinali sarebbero delle semifinali di livello assoluto, perché avremo Juventus, Liverpool, City e appunto Barcellona. Quindi sarebbe la semifinale perfetta dal punto di vista dello spettacolo. Quindi da una parte il sorteggio ha dato credito un po' a questo discorso qua. Chiaramente nel momento in cui hai dei quarti di finale, scusate, molto equilibrati, può succedere che delle più forti siano eliminate e poi ti trovi delle semifinali potenzialmente più agevoli, perché magari passa una meno forte, ecco, diciamo così. E invece è andata così, quindi le semifinali avranno veramente un livello mostruoso dal punto di vista tecnico, agonistico e così via, perché potrebbero passare potenzialmente le quattro più forti. Chiaramente poi il pallone tondo possono passare anche le quattro sfavorite, e qui noi non dobbiamo fare lo sbaglio, l'errore di sottovalutare l'Ajax. Però insomma, mi sembrano dei quarti di finale interessanti, con una prospettiva di semifinale molto molto interessante, sia per noi, nel senso per lo spettacolo, sia per lo spettacolo in generale, per chi è amante del calcio e della Champions League. Quindi veramente sono soddisfatto per quanto ci riguarda, perché alla fine è una delle squadre che mi sarei aspettato, che volevo, che avrei voluto, ecco, diciamo così, dopo il Porto, Ajax e Tottenham per lo più. E però alla fine è andata così, quindi bene, sono curioso di vedere l'Ajax contro di noi, perché è una squadra che ha giocatori molto interessanti e gioca anche discretamente bene, quindi dobbiamo fare il nostro e fare quanto abbiamo fatto nel ritorno contro l'Atletico Madrid. Se giochiamo così come abbiamo fatto contro l'Atletico Madrid, non ce n'è per nessuno. Quindi quello è il discorso, noi abbiamo il vantaggio di avere un campionato finito, pertanto il turnover può essere fatto e quindi arrivare belli freschi ad aprile, quando è, credo che sia aprile, fine marzo, no? Anzi credo che sia aprile. Quindi vediamo, vediamo, sono soddisfatto, ma insomma poi è il campo che mi darà la soddisfazione finale. Ditemi qui sotto cosa ne pensate del nostro abbinamento con l'Ajax, ditemi cosa ne pensate soprattutto di tutti i quarti di finale, contando in prospettiva poi delle semifinali, scrivendomi quali sono secondo voi le favorite di ogni match. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video, come sempre forza Juve e alla prossima, ciao! Ale, Ale.